Se il nostro cuore è un organo così importante, è indispensabile dunque mantenerlo in salute e i metodi sono due: allenarlo e curarsene quando ci si siede a tavola o quando si pensa alla nutrizione appunto del cuore. Con il professor Miggiano abbiamo scritto questo libro che si chiama Nutrire il cuore, edito dall'Asino d'Oro, che ha diciamo l'esclusività, perché è stato il primo e ancora l'unico libro che si occupa specificamente della nutrizione del cuore, articolato in 17 capitoli, all'interno dei quali analizziamo specificamente come nutrire un particolare tipo di cuore. Cosa intendiamo per un particolare tipo di cuore? Messo a rischio da un determinato una determinata condizione fisiologica o clinica, ad esempio l'ipertensione, il diabete, l'ipercolesterolemia, ma analizziamo anche il cuore delle donne, che è diverso da quello degli uomini funzionalmente, delle persone anziane. Per ciascun tipo di cuore analizziamo quali sono i nutrienti indispensabili per la salute del cuore, per proteggerlo e mantenerlo in salute, e articoliamo anche un regime dietetico complesso, ma anche fattibile da tutti, reso assolutamente gestibile da tutti. E poi c'è anche la chicca di un qualche ricetta un po' più ricca del nostro chef stellato Heinz Beck, che ha voluto condire con la piacevolezza ovviamente della sua arte la nostra scienza, perché quello che è importante sapere è che qualsiasi cosa si proponga nel regime in termini di regime nutrizionale deve essere scientificamente e rigorosamente validato, perché altrimenti si corre il rischio di inciampare in credenze e non in conoscenze. E la nostra mission, la mission della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e l'Università Cattolica, è quella di occuparsi di una medicina personalizzata, e si deve partire proprio dalla nutrizione di un individuo che è diverso dall'altro, che ha bisogno di un regime nutrizionale in salute diverso dalle condizioni patologiche che si sono già espresse o che si possono esprimere. Quindi in quel caso andremo a parlare di prevenzione primaria, prima che la malattia faccia la sua comparsa, secondaria dopo che la malattia è comparsa. Sono condizioni completamente diverse che vanno affrontate a un regime nutrizionale. Ora, è evidente che ci sono delle condizioni in cui l'individuo messa a conoscenza della correttezza di un regime alimentare scientificamente validato può sicuramente integrare la propria, può diciamo articolare la propria nutrizione in modo corretto. Ci sono delle situazioni in cui questo non è possibile e quindi la nostra fondazione ha pensato di investire da un punto di vista scientifico e clinico sulla produzione di nutrienti, di alimenti a fini medici speciali che possono accompagnare le persone verso un regime preventivo ma anche di cura, perché ormai è noto che le medicine da sole non bastano e che noi medici abbiamo il dovere di prescrivere ai nostri pazienti, alle persone che si rivolgono a noi, per prima cosa, prima di qualsiasi farmaco, un alimento, perché altrimenti, come dico un po' semplicisticamente ai miei pazienti, senza la giusta benzina nessuna macchina è in grado di camminare, non vedo perché lo dovrebbe fare il nostro cuore.